Presto voleremo per lo scalo internazionale. Per favore, allacciate le vostre cinture. Posso aiutarla, signorina? Prestami quel microfono. Ma non posso. Oh! Tu, prendilo. Oh! Attenzione, questo aeroplano è stato dirottato. Non ci diverti affatto, ragazzina. Questo non è uno scherzo. Cercate di starvene tranquilli e non vi faremo alcun male. Tu, portami dal capitano. Sì. Deve cambiare direzione e portarci in Pratonia. Lì c'è qualcuno che dobbiamo vedere. Come qualcuno? Esatto, il suo nome è Capitan Jack. Hanno dirottato un aereo per incontrarmi. Non riesco a capire cosa vogliono. Sono i ragazzi della minifonia Rodus, vero? Proprio così. E mi hanno detto che sono sorprendentemente bravi, quanto gli adulti. Zietto, quando pensi che atterrerà l'aereo? E dunque, tra circa un'ora dovrebbe atterrare all'aeroporto internazionale. Un'ora? Allora vado subito. Ragazzo mio, tu capisci che la vita di quelle persone è nelle tue mani. Cerca di condurre l'intera faccenda con molta cautela e prudenza, mi raccomando. Sì. Su cui possiamo contare. Non ti serve la scala, vero, Capitan Jack? No, no! Vieni! Ciao a tutti! Ho visto che tu sai apprezzare la musica. Beh, veramente io non capisco niente di musica. Ma la musica è sentimento e va ascoltata col cuore. Tu poco fa hai dimostrato di saperlo fare e io te ne sono grata. Mentre suonavate era come se stessi sognando. Davvero? Sì. Non mi era mai capitato di sentir suonare così bene dei bambini. Questo è un nostro disco, te lo regalo. Oh. È bellissimo! Sono sicuro che mi piacerà. Io mi chiamo Sally e faccio parte dell'Orchestra Sinfonica Rhodes. Felice di conoscerti. Ora però dovresti spiegarmi perché volevi vedermi dirottando quest'aereo. Abbiamo bisogno del tuo aiuto, ti prego, non negarcelo. Sì, aiuta, ci vorremmo tanto che tu venissi a salvare il nostro paese. Solamente tu puoi farlo, nessun altro, sai? Ragazzi, io non capisco di cosa stiate parlando. Vedi, nel nostro paese Rhodes stanno accadendo delle cose veramente incredibili. Cose incredibili? Devi sapere una cosa che è il cazzo velenoso. Cerca di svegliarti. Capitan Jack, aiuta il paese. Il presidente. Il gas, cercate di fermare il gas.
Insomma, la promessa era di farmeli rivedere. Ci vogliamo decidere o no? Ascolta, Capitan Jet. Non ti devi agitare. Ascolta, ho fatto in modo di farti incontrare qualcuno di più importante. Guarda chi c'è, il presidente in persona. Il presidente? Ho sentito che i nostri bambini hanno causato molti guai. Devi sapere che se i bambini ti hanno cercato, è stato per il mio bene. Come il suo bene? Capitan Jet, io e te siamo la stessa cosa. Guarda. Urrabà! Ma è impossibile! Ora vi spiegherò meglio. Nessuno sa che io sono l'unico presidente robot del mondo. Prima che diventassi presidente, il nostro paese stava attraversando un periodo di guerre civili. Avvennero molti colpi di Stato e diversi presidenti furono spodestati, proprio come il vostro periodo di guerra per l'indipendenza. Poi alcuni scienziati pensarono di creare un presidente robot. Quello sono io. Da allora non ci furono più guerre e il paese ha conosciuto finalmente la pace, diventando uno dei più ricchi e progrediti. Tuttavia, alcune persone diventate gelose del mio successo stanno tentando in ogni modo di uccidermi. E quei bambini dell'orchestra sinfonica? Sono venuti qui per chiederti se vuoi diventare la mia guardia del corpo. Molto volentieri. Stia tranquillo, presidente. Durante il suo soggiorno qui nel nostro paese, Capitan Jet vigilerà continuamente su di lei. Ne sono felice, Capitan Jet. E ti ringrazio anche a nome di tutti i bambini. Bene, ora direi di andare all'Istituto delle Scienze. Questa è la famosissima porta blindata antiraggio di cui siamo fieri. È stata progettata da uno scienziato che si chiama Liborio. Lo conosce? Solo di fama. Il mio bambino ha fatto tutto questo. Questa stanza è fatta in modo da poter assorbire un'esplosione da 60 megatoni. Io so che 60 megatoni potrebbero distruggere benissimo tutto il nostro paese. Incredibile! Cos'è? Credevo che fossimo soli qua dentro. Che succede? Togliti, Jet! Melchiorre! Jet e Vincenzo, uscite da qui, per favore. Voglio parlare da solo con il presidente. No, non dovete ascoltarlo! È un assassino! Vuole uccidermi! Ehi tu, avrai quel che ti meriti! Basta, Melchiorre! Togliti dai piedi! Da quando sei diventato un assassino? Fermo! Fermo! Scappiamo, presidente! Non scappare! È possibile che devi sempre prendermi per un malfattore? Nevoso è un robot. Sono sicuro che stanno per essere tutti ammazzati. Chi? Quei bambini dell'orchestra sinfonica, papà? Sapete, da quando è stato eletto presidente di quel paese, la popolazione è diminuita della metà. Con questo cosa vorresti dire? Che certamente saranno tutti avvelenati nelle camere a gas. Ma dimmi, come mai il popolo di quella repubblica mantiene ancora Nevoso come presidente? Perché gli permette di fare il dittatore? Ora ti spiego la ragione. Nel suo corpo c'è una bomba di 50 megatoni. E se qualcuno volesse distruggerlo, la bomba esploderebbe. Sì, per questo. Se avvenisse in città, milioni di persone morirebbero con lui. Ci picchia, io non sapevo, no. Oh, come suona bene questa orchestra. Oh, ci picchiolina, è stata tutta colpa mia. Io non potevo immaginare che cosa aveva in mente. Sono proprio un... Capitan
Angel, ascolta. Noi abbiamo ottenuto un enorme successo, ma molta gente è morta per questo. Dobbiamo superare delle prove. E se sbagliamo ci mandano nella camera gas. Sai, i bambini appartengono al paese e vengono allevati dal governo. E devono superare test molto difficili. Altrimenti moriranno anche loro. Oh, tutto questo è molto triste. I bambini che riescono a superare il test vengono mandati a scuola e si allenano negli sport. Io studiavo intensamente. Infatti, se fossi riuscita a superare gli esami, mi avrebbero permesso di incontrare i miei genitori per la prima volta. E fu così. Ma le cose belle non durano a lungo. E mio padre, che era un grandissimo scienziato, una volta sbagliò il suo test e fu mandato nella camera a gas. Papà! Ma dovetti sopprimere il mio dolore e recarmi nella grande sala per esibirmi davanti al presidente. Lì conobbi un grandissimo scienziato. L'uomo mi disse che se mai io fossi venuta nel vostro paese, avrei dovuto consegnare questo a una persona che si chiama Capitan Jack. Oh, ma questa è la scrittura di Liborio. Zio, credi davvero che sia del mio bambino? Ne sono sicuro. M.C. vuol dire cuore. Milky, vedi papà, il nostro papà è ancora vivo, è viva. Dunque il dottor Liborio ora si troverebbe nella Repubblica di Nevoso. Probabilmente Nevoso voleva diventare un robot ancora più potente ed è per questo che ha fatto rapire lo scienziato. Papà, non riesco a capire perché il dottore abbia scritto solo la maiuscola di cuore. Perché era sufficiente per far capire a Mars. Non dimenticate, infatti, che il dottor Liborio, nel costruire un robot, gli ha dato un cuore. Milky, dobbiamo andare a salvare il nostro bambino, sai? Chiamo! Sei il solito cattivaccio! No, aspetta! Cosa c'è ora? Con la forza tua e di Milky messe assieme, forse potrete farcela a salvare vostro padre. Ma la Repubblica di Rodus rimarrà sempre in fermento. Io giuro e prometto di annientare il presidente Nevoso e di cacciarlo dal suo paese. Solo così libererò quel popolo. Capitan Jet, sai bene che se lo farai distruggerai te stesso. Ti prego, non fare. La vita degli uomini è più importante di noi robot. Io non posso permettere che la prepotenza di quel Perfino uccida altri bimbi innocenti. Ehi, Jet! C'è una buona notizia per te! Quale? Eccola qui, tutta la vostra classe è stata invitata a visitare la Repubblica di Rodus. E quando? Proprio stasera, e prenderemo addirittura lo stesso aeroplano in cui viaggia il presidente Nevoso. Che strano, sicuramente prenderà quei bambini in ostaggio. Ah, credo proprio che mi farò fare un bel taglio di capelli prima di andare a Cedar Park. Un momento, devo dirgli una cosa! Mars! Guarda, il nastro sul coperchio del disco. Dovrebbe essere il circuito SI. Esattamente, questo è il cervello artificiale per i robot. E carica il cervello del presidente. È certamente un tentativo di Liborio per comunicare con noi. Se non riuscissimo a guastare il circuito, l'esplosione del robot non avverrebbe più. Andiamo, faremo lavorare il computer. Ce l'abbiamo fatta. Carissimi ragazzi, sono davvero felice che abbiate accettato di visitare il mio paese. Signor Presidente, il piacere è tutto nostro. Lei è stato davvero molto gentile ad invitarci. Ci siamo tutti, ragazzi? Non ci sta, Capitan Jet. Beh, possiamo aspettarlo. Non tarderà ad arrivare. Eccomi! È tardo, eh? Scusate.
andate, mi dispiace. Presidente, le dispiace se porto con noi anche il fratellino mio? Ma bene. Siamo alla tacca. Per favore, metticela tutta. Speriamo che vada tutto bene e che io possa rivedere il mio cugino Mars. Miri, sta tranquilla. Jet Mars è il robot più in gamba del mondo e se l'è sempre cavata. Quel mazzolin di fiori che viene dalla montagna. Volete tacere? Non dimenticate che rappresentate il nostro paese come gli ambasciatori. Sul cappello che noi portiamo. Il maestro rappresenta tutti i maestri. Spero proprio di no, ragazzi. Lei non ci tiene molto, vero? Ma questa è una congiura, Qui è il presidente nevoso. Vorrei parlare con Capitan Jet nella mia stanza. Dunque, Capitan Jet, sei riuscito a trovare i miei punti deboli, vero? Lei sa tutto, vero? Certo, hai dimenticato che sono un ottimo robot? Purtroppo il progetto è superiore alle mie possibilità. Questo è fuori discussione, ragazzo. È stato ideato dal più grande scienziato che esista al mondo. Lo so, è per questo che ha fatto rapire il mio bambino. Tuo padre? Il dottor Liborio. Ah, è tuo padre. Sì, è un grande scienziato, ma si è sempre rifiutato di collaborare con me. Questa volta però sarà costretto a farlo, perché ho preso in ostaggio i bambini del suo paese. Sono un grande presidente, ma ho bisogno del suo aiuto, perché voglio diventare il più grande dittatore del mondo. Non è facile come crede, non ci riuscirà. Cerca di non mettermi le mani addosso, ragazzo, è pericoloso. Suppongo che tu sappia cosa c'è nel mio corpo. Sì, lo so, c'è una bomba a 50 megatoni. Vuoi forse uccidere i tuoi amici? Presidente, quando ho detto che il progetto del suo circuito era superiore alle mie forze, volevo solo dire che era più complicato del cervello umano. Sì? E allora? Se lei fosse un semplice robot, non si sarebbe preoccupato tanto. Invece lei è proprio come un essere umano. È per questo che ha paura. Paura di morire! Sei un diavolo! Sì! Dannato! Vattene, bamboccio! Farò in modo che scendiate in fondo al mare. Ah! Chi è stato? Melchiorre, il robot vagabondo. E tu sei la vergogna di tutti i robot. Non avvicinarti. Lo sai cosa può succedere se mi tocchi? Sì. Stai tranquillo, lo so. Dicevi di saperlo. Lo sai cosa hai fatto? Hai appena innescato la bomba nucleare. C'è! Migliore! Cerca di volare il più svelto possibile, dai! Fallo pure, ma fino alla morte io resisterò! Jet, come stai? Benissimo. Mio padre
padre aveva previsto tutto quando mi costruì. Così mi ha inserito questo mini circuito nucleare. Ma non capisco. Mio padre ha costruito Nevoso in modo che il suo circuito nucleare si trasferisse in me al momento dell'esplosione. Grazie a Dio, anche questa è finita. Ah, è bello quando tutto si sistema, è proprio bello. Credi? Miri, Mars non tornerà. Sì. Rimarrà in quel paese per aiutare suo padre, il dottor Liborio, a riportarvi la pace e la felicità. Ma dopo aver fatto questo, torneranno certamente insieme. Milky, dicono che nostro padre è molto sereno. Ma dicono anche che è buono e gentilissimo. Anymore.